Vince tutto la Virtus Cusio, dopo il campionato anche la Coppa Italia nella finalissima qui contro il settimo per 3-0. Andiamo con quelle che sono le azioni principali, il gol della Virtus dopo 11 minuti del primo tempo. Con Kleda sblocca il risultato dopo un suggerimento di Briola ed insacca per l'appunto il vantaggio virtusino a tu per tu con il portiere. Nella prima frazione di gara non succede più nulla, passiamo poi al quarto con un tiro di Briola su assist di Marjanovic, para il portiere torinese a terra. Un minuto dopo con Kedda calcia sull'esterno della rete, all'ottavo c'è un tiro di Fornara e una bella risposta da parte di Marcaccini, dopodiché il settimo al quarto d'ora ha l'occasionissima per pareggiare. E Padoan, suggerimento per D'Alessandro che mette fuori però da buonissima posizione. Gol sbagliato, gol subito perché al 24esimo c'è un cross di Cherchi per Briola che di testa mette dentro il raddoppio. E al 32esimo con il settimo in avanti Briola scarica per Cherchi, il quale firma il gol del 3-0 finale. Dunque la Virtus Cusio fa festa grande perché vince la Coppa Piemonte. È un'annata storica perché mi risulta che sia stato solamente il Borgaro qualche anno fa a fare questa doppietta. Insomma, siamo partiti in 64. Credo che oggi sia stato legittimato il fatto di essere stata la squadra più forte di questa categoria in questa regione quest'anno. Quindi facciamo un grossissimo applauso a questi ragazzi, chiaramente alla società, e li ringrazio davvero assieme al mio staff perché hanno lavorato in una maniera encomiabile. Anche questa settimana abbiamo dato tanto nonostante i festeggiamenti, non era facile riattaccare la spina e oggi, compatibilmente con quelle che potevano essere le eventuali difficoltà dell'inizio, io veramente non sono mai stato preoccupato, ma perché so cosa possono dare questi ragazzi, quindi a prescindere da chi gioca, bravissimi. Senti, quando hai capito anche in campionato che finalmente si poteva fare? Ma io guarda, per indole, cioè, fino a quando non ha fischiato la fine della partita di Bollengo, cioè, la mia testa è sempre sul campo, cioè, ma anche oggi, cioè, facciamo 3-0 al 45esimo, ero ancora lì che urlavo di mordere, ma perché cioè, è veramente il mio modo di interpretare questo sport, questo gioco, quindi i ragazzi ci hanno creduto, non c'è un momento della stagione, è stato veramente un crescendo, credo che anche oggi sia stato questo veramente un punto esclamativo sul fatto di questa mentalità che la squadra ha acquisito nel corso di questi mesi. Questa è una squadra che ormai viaggia da sola, quindi con grandi meccanismi, ripeto, a prescindere dagli interpreti, ma perché insomma lavoriamo davvero tanto e quindi penso che sia giusto raccogliere poi i frutti in questi momenti. Questa è una stagione da incominciare sotto tutti i punti di vista, di ha dei risultati, ma soprattutto premia un grande gruppo che io continuo sempre a dire che se non c'era il gruppo e non c'era la società sicuramente non saremmo mai arrivati a questi risultati. Senta, erano in tante anche in campionato, Stresa, Juve Domo, erano in tante, il Cossato stesso che se la potevano giocare insieme a voi. Che cosa avete avuto in più di tutte queste squadre? Diciamo che sicuramente, come dice lei, ci sono state delle squadre molto forti, diciamo il Domo, lo stesso Stresa, il Cossato, Malaricese, che sicuramente hanno avuto anche loro grande continuità, perché per arrivare dove sono arrivati sicuramente hanno avuto continuità. Noi abbiamo avuto una continuità magari maggiore rispetto alle altre, nel senso che siamo partiti con un po' di difficoltà, poi abbiamo trovato l'equilibrio e questo poi alla fine ci ha permesso comunque di arrivare all'obiettivo della vittoria, insomma, ecco, questo è quanto. Ora con questa grande affermazione della Coppa Piemonte, la Virtus Cusio come si affaccia a questa nuova stagione? Perché a questo punto però bisogna cominciare per pensare alla nuova stagione in eccellenza. Non le nascondo che già da settimana prossima inizieremo a lavorare per la nuova stagione, per il nuovo campionato, e questo è importante. Adesso oggi abbiamo solo l'intenzione di goderci questa vittoria, questa seconda vittoria e questo fantastico campionato. Poi settimana prossima incominceremo a lavorare per il futuro. Confermate tutti i giocatori?
questo non posso, non dipende assolutamente da me, ma dipende dai miei che sono certo che faranno le valutazioni del caso. Direi che è una stagione trionfale sicuramente su tutti gli aspetti e grande merito va al presidente che ha costruito questa squadra. È una stagione sicuramente irripetibile, lo dicevo prima, ci prendiamo anche con un po' di presunzione i meriti perché direi che anche oggi abbiamo dominato la partita in lungo e in largo nonostante quattro assenze importanti e credo che ci siamo meritati anche questo successo. Ecco, si vedeva proprio la vostra fame di risultato anche sul 3-0, c'era gente che ancora correva. Diciamo che siamo in una condizione anche atletica invidiabile e è un peccato che sia finita la stagione, che sia finito tutto. Adesso penseremo all'anno prossimo, sicuramente sì. La domanda che le faccio, in un campionato di eccellenza questa squadra quest'anno ha dimostrato veramente di avere un passo in più, la partita di oggi l'ha dimostrata, quindi come vi calerete in questa nuova realtà? Programmeremo la prossima stagione con calma, adesso lasciamo passare questi 2 o 3 giorni dove finiremo i festeggiamenti e poi penseremo alla prossima stagione. Signora Patrizia, allora parliamo anche un po' insomma di quella che è questa grande festa della Virtus Cusio quest'oggi qui a Santiago. No, questa è una grandissima festa, una grandissima soddisfazione, una grande gioia, perché questo è un gruppo eccezionale che merita tantissimo e da questo punto di vista noi come società stiamo dandoci da fare per organizzare anche un evento che faremo sabato 24 per festeggiare la squadra e tutto il paese chi vorrà partecipare. Perché ricordiamolo, questa è una grande festa per un paese che comunque dovrà partecipare tutto a questa annata straordinaria. Assolutamente, è un'annata eccezionale, io credo che siano anni, decenni che non si riesce a vincere sia il campionato che la Coppa insieme, un evento eccezionale e sarebbe grande, per me grande gioia e soddisfazione se tutto il paese partecipasse numerosissimo a questo evento di sabato 24 maggio. Senta, dipendesse da lei, l'ultima domanda che le faccio, questi ragazzi qui li confermerebbe tutti? Ah, non mi faccia queste domande, io non sono un tecnico, però sono tutti bravissimi. Siamo qui con Luca Cherchi, Mattia Frascoia e Matteo Bordin, cuore e anima di questa squadra, partendo da Mattia Frascoia che è sammoriziese doc. Un campionato vinto, adesso in realtà che la ciliegina sulla torta, che è la vittoria della Coppa Italia, un commento su questa stagione. Cosa vuoi dire? Siamo più forti di tutti, punto. Basta. Pensavamo di far più fatica, invece no, è stata tutto sommato abbastanza semplice, sia in campionato che in Coppa. Vabbè, ho capito che siete due persone dove non uscite fuori dai ranghi. Adesso intervistiamo il capitano, da lei un po' meno di diplomazia. Siamo noi, i campioni del Piemonte siamo noi, siamo noi.